Io tanti anni fa mi sono occupato di rifiuti e di bonifiche in una struttura. Ci sono alcuni temi che credo che sono sempre quelli, ad esempio la riconciliazione tra le banche dati dell'ARPA e l'anagrafe regionale, non ricordo 20 anni fa, che era un tema uguale, insomma, era per paro. Banca dati vuol dire un contenitore di dati. E su questo ricordo che la legge 132 afferma che il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente è il detentore ufficiale del dato ambientale del paese. Quindi questo, se forse quando ce l'hai proposto abbiamo storto il naso, ma questo è un obiettivo assolutamente cruciale da condividere, è importantissimo anche in un'ottica di rilancio prospettico. Abbiamo domande per i nostri due relatori, se no li ringraziamo, grazie, bravissimi. Il mio amico Angelo Robotto, direttore generale di ARPA Piemonte, si avvicina al tavolo perché lui adesso fa un intervento su il tema dell'amianto nel nostro lavoro del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. Non so se ho bene, grazie. Buongiorno a tutti, perché vi ho salutate parecchi di voi già più di una volta. Qua abbiamo toccato veramente tante tematiche, e se dopo direttore Marchesi abbiamo un pochettino di fiato, sottolineare alcuni aspetti credo che sia importante, perché io adesso mi occupo invece di una cosa strana, che è l'amianto. Perché strana? Perché l'amianto è un contaminante. Uno, noi abbiamo parlato prima a livello trasversale di siti contaminati da vari contaminanti, e parlare di un contaminante solo dà già subito la prospettiva di criticità di andare a vedere delle normative che focalizzano l'attenzione su una cosa sola, e la focalizzano sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di vista sanitario. Non è che sugli altri temi noi non abbiamo questo dualismo e questa intersezione del dualismo tra sanità e ambiente, ma su questo tema ce l'abbiamo ancora di più, perché ragioniamo in un iperspazio, sezionando questo iperspazio e ragionando soltanto su un contaminante. Io, Luca, cito alcune cose, poi in 20 minuti non possiamo sviscerare la tematica, però bene e grazie che grazie anche a te personalmente e a Chicco, che è assente adesso, ma è presente, perché mi avete proposto di dare qualche spunto su questo tema, perché io credo molto fortemente che il nostro sistema debba giocare un ruolo importante su questo contaminante e su questo tema. Abbiamo dei contesti organizzativi nelle varie agenzie che sono differenti. In Piemonte, per tradizione, c'è un contesto organizzativo abbastanza strutturato sul tema dell'amianto. Ricordo il sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, e poi farò un accenno perché è specifico così. Non è l'unico sito di interesse nazionale per amianto, abbiamo citato Broni, abbiamo citato altri, Biancavilla, abbiamo citato altri siti, però quello ha delle peculiarità. Ma proprio per quello che vi ho detto, che l'amianto è un contaminante, e allora dobbiamo andare a intersecare le normative
trattando di un contaminante solo, possono anche essere un po' variegate, un po' incomplete e un po' con dei vuoti normativi. E poi è difficile anche fare una standardizzazione tecnica di, perché ricordo che questo tipo di analisi, e poi tocchiamo un attimino anche il tema analitico, è un'analisi che non è né chimica, non è né fisica, è un'analisi particolare. Ora, quando parliamo di bonifiche da amianto, dipende in quale contesto parliamo di bonifiche e lo stesso termine viene interpretato correttamente in maniera diversa. Perché se noi parliamo di bonifiche, e qui introduco un altro elemento di complessità che è la compenetrazione con il sistema sanitario, con le ASL o con tutto il resto del mondo sanità, se noi parliamo di bonifiche di amianto con i colleghi delle ASL o USL a seconda dei contesti, perché non siamo riusciti a essere uguali neanche in questo, no? Ed è bello, ma del resto anche i nomi delle ARPA sono uguali, tipo ARTA, tipo ARPA, ma insomma va bene, neanche in questo. E, però, dico, se noi parliamo con loro, il tema è un manufatto contenente amianto che è stato bonificato. Se noi parliamo invece nel 152, parliamo oggi qua con noi, allora dobbiamo andare a riprendere tutte le presentazioni di oggi, forse espuntando il Soil Gas, e quelle cose lì, sì, e quelle cose lì valgono per un qualcosa che di fatto per sua natura non è tossica, ma lo diventa nel momento in cui si formano determinate condizioni di fibre in atmosfera. E nel momento in cui parliamo anche di un qualcosa che non è creato dall'uomo, ma è in natura. Ma è in natura, e quanto è in natura? Beh, quelli normati sono 6 gli amianti, però gli amianti sono anche altri. Allora, vediamo che questo tema è un tema che effettivamente ci dà lo sfondo della difficoltà di affrontarlo in un colpo solo. Però dobbiamo farlo. Dobbiamo cercare di andare a vedere, ad esempio, do solo qualche flash perché qui non possiamo affrontare tutto, ma ad esempio quando parliamo di un sito bonificato o sito contaminato o sito già bonificato, fino a qualche tempo addietro nessuno ci chiedeva, perché non c'era questo tipo di sensibilità, non che non ci fosse l'amianto è geologico, quindi c'è da sempre. Nessuno ci sottolineava alcuni aspetti. Oggi su un sito di interesse nazionale che abbiamo noi in Piemonte, come ce ne avete in tutta Italia, dove il problema è tutt'altro, mercurio ad esempio, DDT, e non dico qual è il sito, il problema che insorge oggi per l'autorità giudiziaria che noi serviamo e per noi stessi è che sono state ritrovate nelle carote forse alcune fibre di amianto che vanno analizzate. E quello era fondo naturale perché era un'area di quel tipo o no? Ora, questi sono tutti temi che ci portano a dire che dobbiamo fare una particolare attenzione a questo tipo di oggetto, anche da un punto di vista analitico, perché noi abbiamo, ad esempio, il grosso tema delle terre e rocce da scavo, ne è stato fatto cenno.
Nel tema delle terre rocce da scavo, il fatto che noi non andiamo a ad analizzare il totale del... come prepariamo il campione? Andiamo a porfirizzare e quindi prendiamo tutto, oppure ragioniamo DM161 in una certa maniera? Ma siccome l'impatto sul sia sull'opinione pubblica sia sulla salute è sostanziale, allora se noi non ci muoviamo andando a fare un'analisi effettiva di quello che può esserci là dentro e quindi di quello che può essere immesso in aria, e quindi con una porfirizzazione del totale di quello che abbiamo scavato, è possibile che qualcuno un domani ci dica che noi non abbiamo tenuto conto del fatto che abbiamo analizzato soltanto un pezzo del campione e quindi abbiamo sottostimato. Ma ricordiamoci che, di nuovo, le norme, poi vado a fare un po' di sintesi al fine, no? Ma che le norme ci dicono, siccome viene trattato nel 152 come un inquinante, e abbiamo in questo caso un valore limite solo. E salutiamo il presidente Bratti. Abbiamo un valore di 1000 milligrammi chilo. Ma signori, quando trasportiamo 999 milligrammi chilo in un terreno, anzi in un terre rocce, siamo sicuri che in aria non vada neanche una fibra litro misurata in SEM? E quindi c'è un problema sanitario. E quindi vediamo molto che qua abbiamo il tema di dove lo conferisco, come tratto quello smarino e di come quelle possibili fibre possono andare in aria e come le analizziamo. Perché l'altro tema importantissimo in questo caso è, di nuovo, standardizzare i sistemi di campionamento in aria e standardizzare i sistemi analitici. Allora, Luca, siamo sul pezzo come Sistema Nazionale di Protezione Ambientale su questi temi? Perché io credo che questi temi, certamente i temi analitici, certamente i temi dell'amianto negli ambienti di vita, dell'amianto in natura, sia certamente un nostro tema. Non possiamo chiedere ad altri di occuparsi di questo. Allora parliamo anche un attimo da direttori generali. La strumentazione, parlo per me in Piemonte, sono anni che non ho più trasferimenti in conto capitale, e però la strumentazione deve essere adeguata, perché noi non possiamo metterci in gioco con dei laboratori privati che hanno delle strumentazioni migliori delle nostre, perché noi siamo il punto di riferimento. Sono analisi veloci o sono analisi lente? Oh, signori, sono analisi impegnative sugli aerodispersi, perché prima le guardiamo al MOCF in contrasto di fase, perché altrimenti non sei in grado di apprezzare determinate cose che soltanto l'analisi in SEM, in microscopia elettronica a scansione, ti fa. Questo lo dico veramente perché mi ci sono scontrato su queste cose dirigendo quei tipi di strutture. Ho pochissimo tempo ancora, però insomma ci sono alcuni aspetti che vorrei cercare ancora di darci. Abbiamo
della così una necessità di andare a uniformarci come sistema nazionale anche sui piani regionali. I piani regionali devono cercare di tenere in considerazione aspetti che siano prodromici a muoverci in maniera uniforme su tutto il territorio, se no ci perdiamo veramente delle occasioni. Allora, adesso caschiamo un attimo sugli aspetti più sanitari, cioè su quello che deriva dal 257 del 92, cioè di quella cosa che diceva è cessato l'impiego dell'amianto, ma non è vietato. E anche qua è da focalizzare l'attenzione su questo, cioè se io ho un tetto un manufatto contenente amianto, se ho una copertura, non è vietato, devo però essere in grado di censirlo, devo però essere in grado di dire qual è il suo stato di degrado, devo però essere in grado di fare un piano di manutenzione e custodia. E allora su questo aspetto, piani di manutenzione e custodia, è un tema prettamente da ASL, è un tema dove noi ci possiamo entrare per dare un contributo importante. In Piemonte ce lo chiedono. Oh, signori, poi il discrimine è questo, perché a me interessa quante fibre vanno in aria, quante fibre vengono inalate da un... io ho una bimba che ha 2 anni e quindi ne sono particolarmente sensibile. Ma io sono anche di Casale Monferrato e proprio perché non stiamo parlando di ambienti di lavoro, ma stiamo parlando di ambienti di vita. E negli ambienti di vita questo tema diventa particolarmente importante. Come facciamo i monitoraggi ambientali negli ambienti di vita? Sul sito di interesse nazionale di Casale Monferrato abbiamo messo in piedi, ma lo facciamo veramente a livello un po' anche volontaristico, altro che l'EPTA, Luca, altro che l'EPTA, dove su 739 chilometri quadrati cerchiamo di mettere i campionatori con determinati flussi, con determinati tempi, con determinate modalità di analisi, con il filtro di una determinata dimensione, eccetera, per standardizzare. Però questo è opportuno che ce lo facciamo a livello nazionale e secondo me questo è sistema, è assolutamente sistema. Dobbiamo tener presente che le norme devono, tra le altre cose, oltre a coprire i vuoti normativi, ne parlerò di uno tra un attimo, l'amianto ne parlo subito perché il tempo stringe, l'amianto nell'acqua, perché abbiamo parlato di aria, ma l'amianto nell'acqua dobbiamo prenderlo in considerazione al di là dei dati epidemiologici, dobbiamo prenderlo in considerazione e quindi standardizzarci. Dobbiamo andare a vedere anche i ruoli univoci dei soggetti, degli attori pubblici, perché visto che in pochi siamo, non dobbiamo sprecare delle risorse, dobbiamo metterle a sistema. Io sottolineo poi un tema importante per la pianificazione, qui, bene, consentitemi di parlare un attimo del Piemonte, perché da di lì vengo, con una delibera di Consiglio regionale che approva il piano regionale amianto. Erano anni che non si riusciva a fare, lo scorso anno il Consiglio regionale di Piemonte l'ha fatto, tra l'altro votato all'unanimità. Le mappature e i censimenti, se noi non conosciamo la dimensione del problema siamo in difficoltà, se noi non riusciamo a dare supporti ai sindaci che sono le autorità locali siamo in difficoltà. Vi dico che ad esempio in Piemonte un tentativo è stato fatto con una DGR per mettere assieme quali sono gli attori, dicendo che c'è un comitato di direzione, c'è un centro regionale amianto sanitario e un centro regionale amianto ambientale. Ovviamente quello ambientale è incardinato nell'agenzia, nell'ARPA. Bene,
al di là di come siamo organizzati in Piemonte, ma varrebbe la pena, Luca, poi ragionarla, non in questa sede, ma ragionarla per cercare di darci un'idea, se condivisa, di organizzazione come sistema, dobbiamo tenere presente della difformità e della diversità degli oggetti che andiamo a trattare. Abbiamo delle ex miniere, dico miniere non cave perché miniere, perché ai tempi era un prodotto così pregiato che però ammazzava. E di questo ne siamo sicuri, perché anche i dati epidemiologici è l'unico caso in cui c'è una correlazione diretta, e questo è un altro tema. Così come siti in bonifica sono siti come Casale Monferrato, che già ho citato, che sono 48 comuni e che sono oggetti che venivano regalati dalle aziende, da chi trattava l'amianto, per essere messi negli asili, nei sottotetti. E quindi la contaminazione, altro che contaminazione diffusa in questo caso, anche se ha un altro senso. Bene, una solo citazione sulla mappatura: presenza di amianto antropico, dobbiamo lavorarci, questa è una linea assoluta. L'amianto in natura, altro tema dove sono necessarie anche delle linee guida nazionali per la valutazione del rischio e anche per cosa andare a fare, come pianificare i lavori. Non possiamo lasciare in questo caso i comuni da soli nel momento in cui si tratta di amianto in natura, nel momento in cui un piano regolatore deve prevedere di fare un garage, quando si scava che soluzioni devono essere adottate. E poi c'è il grande tema delle, certo, e chiudo, il grande tema delle banche dati, quindi delle carte, sia per l'amianto in natura sia per le tematiche invece più spinose delle coperture, una mappatura barra censimento è assolutamente difficoltosa, ma anche molto recentemente stiamo lavorando, e questo è un punto da tenere in considerazione, sui siti potenzialmente idonei, i siti di cave e miniere inattive, perché da qualche parte sta cosa bisogna metterla. Ho citato il tema dell'amianto nelle acque, grande tematica, cito ancora due cose rapidissime, proprio solo come flash. Bene, da un lato gli aspetti di sistema, di laboratoristici, ne ho già parlato ma lo rinforzo il tema. Dall'altro, dico anche su come sistema, anche su i sistemi alternativi di smaltimento, vogliamo provare a fare un cenacolo nazionale dove andiamo ad approfondire le tecnologie che vengono proposte a spizzichi e bocconi da tutti e che invece varrebbe la pena di prendere in considerazione come studio importante di sistema. Luca, mi fermo qua, grazie, mi scuso per aver sforato un attimo, però i temi questi sono.